anche oggi si fa un effetto strano, nel senso, vederlo così, cioè, niente giustifica quello che ha fatto, nel senso, fa rabbia vedere anche lui così, però questo è. Hai incrociato lo sguardo? No, oggi ha guardato dritto senza mai voltarsi, l'altra volta qualche sguardo rivolto verso di noi, soprattutto quando ha detto che eravamo presenti io e mio papà, si è girato, questa volta niente. Tu lo guardavi? Sì, per vedere se incrociava lo sguardo, ma niente. E tu vorresti, se avessi la possibilità di guardarlo, parlargli, chiedergli, insomma. Prima c'è Nicolò, suo figlio, a cui dovrà dare delle spiegazioni del perché e il per come, poi ovviamente anche noi, sì. Almeno sapere il perché, sembra assurdo, è sempre la solita frase che ripeto, sapere il perché di quello che ha fatto, perché a oggi non ci sono presupposti che abbia portato a fare questo gesto, poi bisogna entrare nella sua testa e capire realmente. Oggi è stata disposta una perizia psichiatrica, che cosa pensate? Sì, per quello che si è sentito, perché obiettivamente si sentiva... La risposta è stata accolta, quindi... Penso che sia normale. Non lo aspettavate? Penso che sia una cosa normale, nel senso... Stiamo a vedere.